Beh, salve ragazzi. Oddio, mamma che slancio di braccio che ho fatto. Madonna. Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene. Per chi raga non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad avere un trucco di sono anche un parrucchiere. Non guardiamo raga il trucco di oggi perché fa pietà, è orrendo, orrendo. Mi sono dovuto struccare una volta la base, una volta gli occhi, ho gli occhi in fiamme, punto. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo a fare un altro video reaction. Come sempre vi ricordo che i video reaction non li ho inventati io, ma li ho inventati Brad Mondo, con uno youtuber americano. Non so neanche io a che cosa andrò a reagire, non lo so. Ora vediamo che cosa gira sul web. Comunque vi posso dire che ho preso dei prodotti super particolari per i prossimi video, quindi ci saranno dei nuovi video, dei nuovi format che ho pensato. Così a caso, quando non sai cosa fare. I found this no yellow hair mask from Target and I wanted to try it out because it was only a few dollars. And my hair is purple! No. No, mi spiace, raga. How to straighten your friend's hair. Step 1, get some flat iron. Step 2, get a comb. Step 3, grab a brush. Step 4. Raga, ma con la spazzola che non veniva pulita dal 1920. Step 6, grab a chair. Step 7, make willing participants sit down. Step 8, plug in flat iron. Step 9, turn flat irons to 450. Il massimo. Brush willing participants. Mamma mia. Step 11. Leggero pettinando i capelli della fidanzata. Step 13, grab the hair and run the comb through and flat iron. Okay, if it doesn't get as straight as you want, take the comb through it again and flat iron it again. E stai piastrando i nodi. Che bello quando stanno così. 17, grab hairspray. If it doesn't get as straight as you want, spray the hair. Raga, io ovviamente spero e penso che fossero extension. Lo spero con tutto il cuore. Altrimenti poverino, la ragazza non penso che sarà così clemente. Questa ragazza me la ricordo, devo aver già reagito a questa ragazza su TikTok. And it's super super orange at the top. So I'm trying to tone it a lot with purple shampoo. Now as you can see on the side, that is what my whole head looks like. So I'm about to go and wash this out. Sì, mi ricordo di questa ragazza, devo aver già reagito. A parte che è troppo bella. If I screwed my hair up, let's take this off and have a look. Okay, I've got the ring light out so you get the full experience, so let's take this bad boy off. Che bellina, raga, le stanno troppo bene. È un pochino più gialla la radice, però sono comunque, cioè, troppo bella. Got a few more toning rounds to go, but in general it's actually pretty good. My hair is not that... più o meno, quelle punte hanno visto il signore. So... yeah, this is how it looks and I think it's pretty cute. No, vabbè, raga. Mi sbarco, mi sento male. No, vabbè. Tutti a macchie, no, non ci credo, raga. Ma perché, raga, nella vita una persona deve fare una cosa del genere? Mi sento male. No, vabbè, raga, mi spacco. Quest'altra bravissima con la decolorazione, devo dire, campionessa. No, raga. Cos'è successo qua? Morti quei capelli. So much hope. I just cut off 4 inches. Okay, well, my interview is today, so I'm gonna go to Sally's. The dude told me to put red in this side and then even it out and then dye it a dark color. Kudos if you were right, commenting on my last video. I look like a crime scene. Okay, so I know it didn't come out as we had fucking hoped, but I actually really kind of dig the red,
and I think I'm gonna dye this part black. But I don't know what to do right now. Ma perché? Anche lei mi sembra di aver già reagito ai suoi capelli. Che li perdeva Mazzi. Eh beh, me lo ricordo. Hey guys, so my dad picked out my hair color last time, and so now it's my turn to pick out his hair color. What? So I'm at Sally's. Alright guys, I got the dye from my dad, and he has no idea what I got. It's gonna be so good. No, vabbè, raga, mi sento male, povero padre. Sarà sicuramente felice. No, vabbè, anche la barba, io mi sento male. You dyed my hair, right? Mm-hmm. No, vabbè, non ce la faccio. Okay, I guess. Two, one. Holy shit. No, wait, it's way too pink. I can't we go match. To work like this. Oh, yeah, okay. Oh, no. È difficile che il padre non sapesse il colore o non l'avesse visto, dovendo risciacquare i capelli. Comunque, andiamo avanti. Ecco, un'altra decolorazione improbabile. E via con le stagnole, che bello. Quando decoloro i capelli e sono da tagliare tutti. No, vabbè, raga. Eccoci qua con un'altra decolorazione con tanto di casco in testa, di cuffia della doccia. Ma noi non ci spaventiamo più dopo aver visto, ecco, buste della spazzatura, mi ho visto di tutto, noi non ci spaventiamo così. Accetto, così. Oh, it's still bright, I can tell. Dang it. Oh my, oh my, oh my, oh my. Here's the reveal. Oh my god, I'm so nervous. Ooh. Ooh. Oh, it looks darker. This part too. My hair was hot pink and orange, so I did a bleach bath on it. Perché? I said to do that, but only one side ended up being normal, so I had to bleach the other side again, and I put some brown hair dye in it, praying that my hair would not fall out. And that's me after I showered. You know, those are the 15 raga prodotti. Didn't fall out and it wasn't crispy. No, non sono niente rovinati quei capelli, assolutamente. Chi è che ha detto quello? That wasn't the goal. So now I look like a skunk and I don't know what to do. Thanks. Sorry, Brad. Super sorry. Welcome to part two of bleaching my hair. Questa è la parte due. So just a little recap. This is the goal. Mm-hmm. Hopefully I can get these orange bits to this blonde. Sì, sicuramente. We got all the fun stuff here. Let's do this. Let's hope my hair is not dead. For real though, rest in peace, Juice WRLD. Oh my god, this takes so long. So now I'm gonna keep this on my head. No, raga, la cuffia, no. My hair is literally... E sono ancora arancioni. Probabilmente c'era un colore chimico. This is how much hair has fallen out of my head. This is how much is in the brush. Should I just put a mask and wait a couple days to tone it? Like, I do not know what to do. Tagliarli e basta, altro che maschera. So I have a mask on and I'm too scared to tone it because I don't want to damage it anymore. Help me. Ginger hair forever, but my sister said don't bleach it, so I bleached it. And when it was done, I realized that one side lightened way more than the other, so I went and ate dinner and tried to ignore it. After drying this hair, no, raga. Volume developer. And yes, it did snap off. And yes, ecco qua. So I applied box dye in just. Questo, raga, per ricordarvi di non decolorare mai i capelli a casa da soli. And nope, it was still snapping.
So I just kind of fell asleep and... No, vabbè, sono morti. It was wavy and this is the results and I really like it actually, so... I'm about to cut my bangs and if you don't watch this and I do this for nothing, it's gonna be kind of sad, but I'm hoping that I like it anyways. I'll do it here. Right here? Should I do it here? Should I do it here, babe? No. I'll do it. Oh. Mm. Okay. You wanted to cuss. Raga, io sono preoccupato. Holy shit. Ma perché puoi prenderli da qua? Sarà una wig, una parrucca? Io non ho capito perché li prende da qua. Tipo riporto, da dietro verso avanti. No, vabbè. Che bellina. No, vabbè, raga, adoro troppo. Sta benissimo. Un po' gialla, un po' troppo gialla. Questa raga avevamo reagito assieme alla ragazza che ci perde un quarto dei capelli. Esatto, me lo ricordo. So I'm trying to transform my hair. Eccoci qua. Color, so I'm using this. And so I let this sit. My hair is purple, right? Bright purple. Why is it blue now? Someone explain that to me. Te lo spiego io, tesoro. Aspetti, fermi. A parte che è finito il video, voglio vedere se ce n'è un altro. Sì, ce n'è un altro. Allora, vi spiego perché è successa questa cosa. La ragazza ha detto che aveva i capelli viola e che ha cercato di togliere il viola. Bisogna ricordare, raga, che la colorimetria ci viene sempre in aiuto in questo caso. Il viola non è altro che un mix di rosso e blu. Quindi cosa succede? Molte volte le case cosmetiche inseriscono più blu all'interno, molte volte le case cosmetiche inseriscono più rosso, facendolo risultare più un viola porpora più che un effettivo viola, proprio perché non sono mai in dosi uguali. Cosa succede? In questo caso il viola aveva una grande percentuale di blu all'interno, motivo per il quale quando ha usato il color remover è uscito fuori tutto il blu e soprattutto il blu caratterizzato anche dalla presenza del verde. Andiamo avanti a vedere quest'ultima reaction. Così, a caso, finiamo con la ragazza che si fa colorare i capelli rainbow. Beh raga, mi riaccomodo al centro. Spero che il video di oggi vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto passare questo tempo in tranquillità. E niente raga, quindi per il video di oggi è tutto. Ci vediamo come al solito col video del mercoledì. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!